Di essere presenti, siamo a presentare questo libro di Simonetta Bartolini, Yoga, unione di spiriti liberi tendenti alla perfezione, sovversivi e rivoluzionari con D'Annunzio a Fiume. Siamo nel 1920, nel novembre esattamente del 1920, l'impresa di Fiume si sta per concludere, praticamente mancano un paio di mesi scarsi al Natale di Sangue, e l'impresa di D'Annunzio si concluderà tragicamente, come sappiamo, con la fine di questa esperienza molto bella, romantica, fondata sulla bellezza, sull'eroismo e sul concetto di nazione. Siamo nella seconda fase dell'impresa fiumana. La prima era quella nazionalista, la seconda fase dal gennaio è quella segnata dalla presenza di Alceste De Ambris, e quella presenza che permetterà di realizzare la Carta del Carnaro, la Costituzione di Fiume, quell'esempio di Costituzione innovativa, molto libertaria, molto autonomistica, molto rivoluzionaria, secondo quello che De Ambris, vecchio sindacalista, vecchio non tanto, ma insomma da antico tempo sindacalista rivoluzionario mazziniano, aveva proposto per Fiume. D'Annunzio la recepisce, ma la recepiscono anche, ce lo dirà poi i relatori, in particolare l'autrice, recepiranno anche alcuni aspetti significativi di questa Carta del Carnaro nell'ambito di questa rivista, una rivista per molti versi strana, per molti versi provocatoria, antiparlamentarismo, antidemocrazia, antiimperialismo, un coacervo antiindustrialismo in nome di una vocazione agricola, un coacervo di suggestioni e di situazioni nelle quali ovviamente l'impresa di Fiume si era in questo periodo connotata. E Keller e Comisso sono i due artefici di questa rivista ha una storia particolare, ma poi ce lo dirà Simonetta Bartolini, una rivista che non si trova facilmente in circolazione, ma soprattutto non si trova tutta insieme. Merito di Simonetta, lo dico perché il libro è importante non solo per la riflessione ma anche per questo contributo che dà al lettore, qui c'è tutti i quattro numeri della rivista, che sono stati raccolti con molta fatica, con molta intelligenza e addirittura cercando di recuperare i buchi, quello che c'era scritto nei buchi della carta, perché non sempre la carta era a posto. E questo noi abbiamo qui, in questo volume, per la prima volta, l'intera rivista edita, l'intera rivista pubblicata, con una serie di osservazioni, di note e una corposa introduzione che contestualizza questa opera. Oggi ne parliamo con Simonetta Bartolini, già citata, e anche ovviamente con Marcello Veneziani, che non l'avevo ancora citato, ma che comunque è il vero relatore. Daremo la parola a lui e poi concluderà Simonetta. Non è il caso ovviamente di presentare Marcello Veneziani e quindi gli darò subito la parola. Devi abbassarlo, devi alzarlo. Sì. Ah, ecco, sì. Sì, io naturalmente non sarò io il relatore di questa serata, ma sarà Simonetta Bartolini. Io mi limiterò, diciamo, a una lettura, diciamo, del libro che lei ha curato, di questa bellissima antologia di yoga, partendo da una considerazione che forse può sembrare paradossale. Se questo libro capita nelle mani di un occhiuto vigilante della cultura contemporanea, si allarma subito perché trova un'esaltazione della razza, trova il simbolo della svastica e trova dei riferimenti al duce. E qualcuno pensa, è una rivista evidentemente segnata dalla maledizione. In realtà non è così, perché la razza a cui fa riferimento lo yoga, la yoga anzi come viene meglio definita, è in realtà la stirpe italiana e se vogliamo la tempra intesa proprio come carattere degli italiani, non ha nulla a che vedere con il razzismo biologico di cui abbiamo tragicamente avuto esperienza negli anni a seguire. La svastica a cui si fa riferimento è quel simbolo della luce nella sua posizione giusta, cioè nella rotazione oraria, e costituisce un riferimento alla tradizione appunto yogica e a quella della metafisica orientale, della simbologia orientale, e quindi nulla a che vedere con le svastiche degli anni seguenti,
E il duce a cui si fa alle volte riferimento nella rivista è D'Annunzio e non è Mussolini. E il primo vero duce era lui, anche perché lui che, avendo avuto già la capacità, diciamo, di trasferire cultura e anche retorica, diciamo, latina e romana nel linguaggio politico, artistico e bellico degli anni della Prima Guerra Mondiale, è colui che più direttamente ha diritto di essere definito il duce. Quindi sono questi, diciamo, i riferimenti che possono fuorviare. La rivista, la Yoga, è una rivista che è rimasta un po' nel mito e nella penombra, e quindi bene ha fatto Simonetta a tirarla fuori da questa penombra, perché la trovavamo citata, evocata, ogni tanto si trovava qualche passo o di Comisso o di Keller che evocavano questa creatura, ma si pensava quasi a una specie di invenzione metropolitana, diciamo così, di leggenda, quasi che non fosse mai esistita. Invece quattro numeri ci furono nel 1920 e furono quattro numeri che dettero, come dire, il senso e lo spirito di un'avventura eroica all'insegna dell'arte totale, e di un'arte che si compenetrava con la politica, con la storia, con la guerra, ma non rinunciava a toni lirici, soprattutto con Comisso, alla metafisica dell'azione con Keller, e quindi a una sorta di esaltazione, come dire, di un'individualità eroica, indipendentemente dalle ricadute politiche. Infatti, se volessimo trovare, come dire, una specie di albo genealogico in questa rivista, e se volessimo soprattutto ritrovare quali possono essere le incidenze in quel tempo, dovremmo dire, Simonetta lo sottolinea bene nel suo saggio introduttivo, che non si tratta di una rivista, come dire, né protofascista né protocomunista, anche se oscillano, diciamo, evocazioni del nazionalismo e dall'altra parte anche simpatie verso il mondo del bolscevismo che si affaccia appunto sulla scena, ma è una rivista fondamentalmente impolitica, cioè che resta legata ad uno stato d'animo collettivo, ad una condizione, ad una voglia di incidere nella realtà indipendentemente dagli effetti, diciamo, politici che può sortire. C'è sicuramente l'impronta mazziniana, il risorgimentale, c'è la passione irruenta del vitalismo in tutte le sue connotazioni, e qui sembra di leggere, come dire, una versione lirica e anche a volte esagitata di Bergson, di Sorel, di Nietzsche naturalmente, ma c'è questa capacità di, come dire, di coinvolgere il lettore in un'avventura che ti accorgi che è soprattutto esistenziale, cioè sono figure che puntano a descrivere un'avventura e un'impresa di vita prima ancora che un'impresa politica o un'impresa storica. Naturalmente lo sfondo eroico, epico di questa rivista, sottolineata appunto da Simonetta, è Fiume, è l'impresa di Fiume, è questa impresa che destò l'entusiasmo e comunque l'interesse di mezzo mondo, perché videro con interesse l'impresa fiumana non solo i nazionalisti italiani, ma anche i comunisti russi. Gramsci guardò con attenzione a quello che stava avvenendo, a Fiume arrivò Marinetti, arrivò Toscanini, arrivò Marconi, questo per dire quanto fosse trasversale l'interesse, arrivarono anche dei frati che poi, diciamo, spretarono, per così dire, e quindi coinvolse mondi diversi, ufficiali di altri paesi venuti da lontano, che assecondarono questa passione eroica di D'Annunzio, che appunto marciò con i suoi 2500 legionari, e tra loro ci furono appunto Guido Keller e Comisso. Keller era un personaggio la cui vita merita un romanzo. Io vorrei citare anche quell'altro libro che è uscito quasi contemporaneamente al tuo, che ha curato Alessandro Gnocchi, no? Che è dedicato proprio, che è, appunto, è dedicato proprio agli scritti di Keller, alla vita anche avventurosa di questo personaggio, morto poi in un burrone, in un incidente stradale, ma una vita densa, confusionaria se vogliamo, piena di episodi, di un'aneddotica ricca, leggendaria, le sue nudità, il suo vivere sugli alberi, il suo volo sul Parlamento lanciando un pitale con degli ortaggi dentro, però dei fiori anche lanciati sul Quirinale, quindi non fece perdere, come dire, l'alone di galanteria nel suo atto eroico. Quindi fu una specie di d'annunzianesimo grottesco quello di Keller, che però colpiva indubbiamente. Dall'altra parte invece Comisso era più letterato, più lirico, e sono molto belle le sue pagine, i suoi scritti che ritroviamo appunto
nelle pagine riportate nel libro di Simonetta, ed è bello anche pensare che questo ardente rivoluzionario ventenne poi nel 68 scrisse un libro, una sorta di lamentazione del conservatore, perché insomma vedeva un mondo che non gli piaceva, e i sessantottini da molti sono stati avvicinati ai fiumani come una specie di ultimo prodotto, diciamo così, della rivoluzione giovanilista e vitalista di Fiume, e pensare che appunto Comisso, che ha vissuto da ragazzo quell'esperienza e da vecchio l'esperienza del 68, guardandola da lontano con un non sottaciuto disgusto, può fare dei paragoni, perché probabilmente molte sono le analogie: lo spirito nascente, l'immaginazione al potere, la creatività diffusa, la libertà sessuale, la droga e molti altri aspetti. C'è forse una piccola differenza, che a guidare i sessantottini erano personaggi come Mario Capanna, a guidare i fiumani c'era un personaggio che si chiamava Gabriele D'Annunzio, insomma, ecco, forse qualche differenza c'era, così come qualche differenza c'era probabilmente tra coloro che avevano visto la morte in faccia durante la Prima Guerra Mondiale e coloro che avevano visto solo il frigorifero a casa, perché erano, diciamo, la prima generazione benestante del boom economico che si ribellava nel 68 ai propri genitori. E quindi ritrovare quelle pagine che, diciamo, sapientemente ricuce Simonetta nella sua introduzione è in effetti una bellissima esperienza letteraria, prima ancora che storico-politica, perché ti fa capire che cos'era quell'epoca, cioè era lo stato nascente di tutto, cioè non si era ancora verificato nulla, tutto era ancora lo stato di promessa, persino il comunismo, che era da 3 anni al potere, era ancora una grandiosa promessa, nonostante avesse già dimostrato il suo volto feroce, ma erano gli anni iniziali della rivoluzione, c'era una specie, come dire, di franchigia che veniva in qualche modo riconosciuta all'esperienza leninista, ma non era ancora nato il fascismo, ma non c'erano stati ancora gli effetti piuttosto tragici poi nella seconda parte del Novecento, diciamo nella seconda parte della prima parte del Novecento, ecco, e quindi siamo ancora nello stato nascente, e in questo stato nascente è bellissimo vedere appunto questi giovani che cantano l'ebbrezza, che riescono a vivere l'arte come esperienza di vita, che riescono a trasfondere in una specie di misticismo dell'azione, in cui da una parte c'è una connotazione molto corale, comunitaria, collettiva, dall'altra parte c'è l'esaltazione dell'individualismo eroico, cioè l'esaltazione del superio, del superuomo, quasi nicciana appunto, e in questa compenetrazione c'è forse un tratto di originalità, che sarà un po' lasciato in eredità anche al fascismo, nonostante i giudizi anche abbastanza critici che si leggono sullo yoga nei confronti di Mussolini, il trincerista, no, come viene chiamato, con qualche ironia e con qualche disprezzo. Però in effetti si avverte che, diciamo, in quel clima, diciamo, i giovani della yoga sono in piena sintonia con lo spirito di quel tempo. Cioè si comprende perfettamente la loro idea di estetica politica, di estetizzazione della politica, cioè l'importanza della politica che attinga alla liturgia, al rito, al simbolo, che sappia anche esprimersi attraverso un linguaggio mitico, come quello di D'Annunzio. Quindi sono un'esperienza da cogliere nella originalità assoluta, ma al tempo stesso è un'esperienza da cogliere anche nella tensione sotterranea nei confronti di D'Annunzio, perché come tu stessa evidenzi c'è anche una tensione nei confronti di D'Annunzio. D'Annunzio vuole in qualche modo controllare questa creatura che nasce a Fiume, e loro quindi preferiscono fare un'altra scelta. Il nome originario della rivista era un altro, pare L'Uomo Libero, no? L'Uomo Libero, ecco. Pur di mantenere questo individualismo eroico e riottoso al tempo stesso, preferiscono sottrarsi persino a D'Annunzio, anche se poi restano affascinati dalla Carta del Carnaro, restano affascinati da questa esperienza rivoluzionaria. Io continuo a dire che quella è la più bella Costituzione del mondo, non altre. Quella è la più bella Costituzione del mondo, perché fu scritta da un grande poeta, fu scritta da un grande sindacalista e fu scritta nel clima, diciamo così, eroico, epico, di una società che voleva realmente cambiare e che realmente perseguiva
il disegno dell'uomo nuovo, però con le fattezze dell'uomo antico, della tradizione romana, della tradizione rinascimentale, e rivedere, ecco, quegli articoli della Carta del Carnaro significa un po' rivedere il riassunto eroico ed epico della Prima Guerra Mondiale, di ciò che era l'amor patrio, di ciò che era il sindacalismo rivoluzionario, di ciò che era stata la guerra, di ciò che era l'arte che entrava nella politica, che entrava attraverso la Costituzione nel sogno di una città ideale. Quindi cogliere questa esperienza attraverso lo sguardo di due giovani che vi partecipano e che sono protagonisti e che vivono quell'esperienza con una tensione, con un pathos rivoluzionario, ma anche con un'allegria, con una specie di euforia, indubbiamente ci permette di cogliere ancora meglio quell'esperienza unica, irripetibile, che è stata appunto l'esperienza più umana. Quindi io credo che tutti questi presupposti rendano la lettura di queste pagine veramente accattivanti, perché proprio si tratta di immergersi in un'altra epoca. E quindi avere, diciamo, Simonetta che ci conduce nei quattro numeri di questa rivista e nello spirito di quel tempo è davvero una preziosa opportunità che tutti dovremmo cogliere. Una ragione in più per tacere io e per lasciare a lei la possibilità di meglio approfondire il senso di questo libro. Adesso passiamo la parola a Simonetta. Io volevo sapere due cose sostanzialmente da lei, poi lei dirà quello che le pare ovviamente, però primo, come è nata l'idea di questo libro, come è nata e che cosa ha dovuto faticare per farlo, perché anche questo è un altro aspetto che forse è bene che il lettore tenga presente, no? Perché è facile leggerlo ma è stato difficile farlo, questo è il problema. L'altra cosa è un po' più interna, sottotitolo è Sovversivi e rivoluzionari con D'Annunzio Fiume. Perché sovversivi, perché rivoluzionari? Qualcosa, cioè, anzi molto ha già detto Marcello, però qual è il rapporto reale tra loro e D'Annunzio? Perché è vero che la Carta del Carnaro l'hanno fatta De Ambris e D'Annunzio, D'Annunzio l'ha anche un po' modificata, la versione De Ambrisiana era una versione di sinistra, no? Si parlava di Repubblica, e poi si parla di Reggenza, c'erano tutta una serie di cose meno belle dal punto di vista artistico e dal punto di vista letterario, ma sicuramente più efficaci e più sindacali dal punto di vista politico. Quindi c'è stato, il buon De Ambris incomincia a lavorare a febbraio a marzo del 20 alla Carta del Carnaro, poi verso l'estate la passa, un po' prima dell'estate la passa D'Annunzio la rigenera completamente con una veste assolutamente bella, e il 6 di settembre, l'8 di settembre, anzi per essere più precisi, data non esaltante, ma insomma la Costituzione entra in vigore sostanzialmente. Ecco, qual è il rapporto, è stato già accennato, ma insomma il rapporto specifico tra questi signori e il Vate? Allora, intanto grazie a Giuseppe Parlato che mi ha ospitato nella sua collana. E grazie all'editore che ci ha ospitato tutti e due, diciamo la verità, ci ha ospitato, ecco, entrambi, e a Marcello che ha fatto questa bella introduzione, questa bella lettura di questo libro. Questo libro che nasce effettivamente, devo dire, con una grande fatica, nasce per caso. Nasce per caso perché qualche anno fa, quasi 20 in realtà, mi invitarono a un convegno a Gardone Riviera su Fiume e, essendo io un italianista, mi dissero: occupati di Comisso. Vabbè, Comisso però era già abbastanza noto, ancora i convegni erano quei luoghi dove si andava per dire cose nuove invece che cose vecchie che ormai gli studiosi sanno. No, io vado al Fondo Comisso a Treviso, andiamo a vedere cosa trovo, se trovo qualcosa. Io pensavo avrei trovato delle lettere perché non erano state ancora pubblicate, e invece mi imbatto in questa rivista in un formato grande come era un tempo il Corriere della Sera, tanto per intendersi, in formato lenzuolo, rovinatissima, era una roba che dovevi veramente toccare con yoga. Una svastica da una parte, unione di spiriti liberi dall'altra, e comincio a leggerla e non c'è una firma. E gli articoli sono tutti siglati con dei simboli di natura orientaleggiante. È molto frequente il segno dell'infinito,
un ovale, tre cerchi intrecciati, poi uno strano simbolo con due righe di cui la seconda si rompe, diventa un ricciolo che sembra una stilizzazione dell'occhio di Horus, un triangolo col vertice verso il basso, una A maiuscola tipografica rovesciata. Per fortuna questa era la rivista che chi la faceva, cioè Comisso, mandava ai genitori, e lui la manda ai genitori e firma gli articoli che sono contrassegnati con il simbolo dell'infinito, dicendo quello sono io. Caspita, vai, uno lo abbiamo individuato. Mi occupo un po' di questa rivista per questo convegno, poi non dico che me la dimentico, ma la lascio da parte. Poi ora, in occasione del centenario, mi torna in mente che in fondo c'era questa rivista che bisogna... Dico, vabbè, dai, torno a Treviso dimenticandomi di quello che avevo visto a Treviso e soprattutto di quello che non avevo visto a Treviso. Dico, mi faccio le fotocopie della rivista, la fotografo, la trascrivo, ci vuole niente, faccio... Mal me ne incolse, perché in realtà io non ricordavo che a Treviso c'erano tre numeri, ma il quarto costava di una pagina tutta rotta. Ah, dico bene, devo trovare la quarta pagina, cioè il quarto numero con tutte. Allora, facendo un po' di ricerche, la trovo nel fondo Gerra, che sta alla Biblioteca Nazionale di Roma. Perfetto. Lavoro fatto, non c'è problema, già, peccato che i numeri di qua e di là sono sì integri, ma con dentro dei buchi così. Perché dovete pensare che quando viene fatta Fiume nel 1920, siamo nel novembre del 1920, Fiume è da tempo sotto embargo. Quindi, certo arrivano tramite la Croce Rossa i viveri di prima necessità, ma carta e inchiostro non sono proprio viveri di prima necessità, quindi evidentemente usano anche delle mescole di inchiostro poco buone, la carta non è un granché. Oltretutto questa è una rivista che viene stampata, viene fatta in quattro numeri, e quattro numeri non hanno neanche la forza di penetrazione nel pubblico tale per cui diventi veramente una rivista che le biblioteche nazionali o altre si vadano a ricercare. Venivano mandate a pochi abbonati. Probabilmente se Fiume fosse durata degli anni e se questa rivista avesse avuto i suoi magari 20 numeri, 30 numeri, avremmo trovato qualche cosa di più, si sarebbe conservato, ci sarebbero state magari la possibilità. Invece no, sono quattro numeretti, è una rivista oltretutto di quattro pagine, quindi l'ultima è... c'è pubblicità, quindi non c'è niente. Alla fine sono riuscita a trovare una edizione, una pagina di un numero che era proprio quello che mi mancava e che era il più rovinato nelle due precedenti, nella Biblioteca della Resistenza di Cuneo. C'era questo numero 2, tutto rovinato, ma se Dio vuole aveva integre le parti dove c'erano i buchi negli altri numeri. Qualche volta anche i ricercatori hanno qualche fortuna, cioè non è soltanto sfiga totale, no? È fatica soltanto. Quindi piano piano sono rimaste, alla fine dal testo troverete illeggibile soltanto per 8 parole, quindi 8 parole su 66 articoli ci si può stare e comunque il senso si mantiene. Devo dire che scoprendo questa rivista veramente ho scoperto un mondo. E la prima cosa che ho scoperto qual è stata? È stata Comisso scrittore. Perché noi conoscevamo il Comisso scrittore che dall'esperienza di Fiume aveva scritto Il porto dell'amore, Gente di mare, eccetera, eccetera, ma che erano successivi. Poi conoscevamo tutto il resto del Comisso, dei giorni di guerra, l'autobiografia. Su questa rivista nel 1920 sono le prime vere prove di Comisso scrittore, ed è uno scrittore che, provando in queste pagine, evidentemente è già e dopo si riconosce già una maturità tale che gli articoli di prose
liriche che lui scrive su yoga, lui poi le recupererà nell'edizione del 57 della Virtù Leggendaria, che è il titolo di uno degli articoli che pubblica su yoga, riprenderà questi articoli e li ripubblicherà, tal quali, con pochissime varianti che io ho segnalato, ma che chi poi le va a vedere vedrà che sono varianti stilistiche che, va bene, lo studioso segnala per dovere, ma che in realtà non cambiano il senso. Quindi significa che lo stesso commisso riconosce in quella formazione che avviene a Fiume, nella sua formazione dello scrittore, una validità che si sente di riproporre poi ben più tardi nel 57. D'altra parte la scuola, ha detto Marcello Veneziani, è la grande scuola di D'Annunzio. D'Annunzio è il grande maestro al quale loro si ispirano, è colui il quale ha dato a questi intellettuali che sono arrivati a Fiume la possibilità, direi unica forse nella storia della cultura, che per la prima volta si fa uno stato guidato da un poeta, non da un filosofo, da un poeta, e si fa una sorta di repubblica platonica in poesia, in letteratura. Cioè, pensate che sogno doveva essere per questi giovani intellettuali poter pensare che si sarebbe fatta una rivoluzione nel nome della poesia, nel nome della cultura, nel nome della letteratura. È una cosa che io non riesco neanche a immaginarmi, quanto deve essere bello, quanto i nostri tempi sono aridi, tristi e magri di cultura, quanto quelli in quel poco tempo diventano ricchissimi, grassi veramente di cultura. E qui vengo al rapporto con D'Annunzio. Che rapporto hanno loro con D'Annunzio? Di amore e di odio. E D'Annunzio, d'altra parte, non si può che amare e odiare nello stesso tempo. Credo che anche il lettore che maggiormente ama D'Annunzio ha in un certo momento provato un momento di dispetto nei confronti del Vate. Perché D'Annunzio intanto arriva a Fiume con l'idea tenere questa città. Poi piano piano, quelli soprattutto che gli stanno intorno, diciamo così, mettono da parte l'idea semplicemente di Fiume, di tenere Fiume, di renderla italiana, eccetera, eccetera. Fiume è il punto di partenza per fare una rivoluzione che si espanda nel resto d'Italia. L'idea è quella, ecco perché il richiamo bolscevico che faceva Veneziani poco fa, il loro punto di riferimento qual è? È il punto di riferimento rivoluzionario che in quel momento è forte, e nel 17 c'è stata la rivoluzione d'ottobre. Qual è l'elemento che attira questi giovani intellettuali della rivoluzione di ottobre? Anche questo è un dato interessante ed è molto suggestivo, è l'idea anche di una rivoluzione popolare, perché questi sono degli intellettuali elitari, sicuramente, ma che sentono che è il momento che l'elitarismo della cultura anteguerra, quella delle avanguardie storiche, tanto per dire, dopo il momento della guerra che ha unito intellettuali e popolo nella stessa trincea, germini qualcosa di nuovo, che coinvolga proprio il popolo. E a un certo punto D'Annunzio, Commisso e Keller, stufi di vedere che non sta succedendo nulla, nell'agosto del 20 decidono di partire, di andarsene da Fiume per andare in Russia e scatenare, dicono loro, le orde barbariche bolscieviche per portare finalmente la rivoluzione nel resto d'Europa. Quindi la loro idea rivoluzionaria è questa. L'idea è, naturalmente, stando a Fiume, è un'idea rivoluzionaria nella quale la cultura coinvolge il popolo è coinvolto da quest'idea
di rivoluzione, soprattutto germinata dalla cultura, e quindi si fa una nuova Italia. Effettivamente è un sogno meraviglioso. Ora, però, che cosa succede? Succede che a Fiume, dicevo, dopo il primo momento in cui in Fiume si entra, c'è cioè il fallimento del modus vivendi e ci sono comunque le questioni puramente politiche, i legionari che hanno seguito D'Annunzio, molti legionari che hanno seguito D'Annunzio, si sono fatti l'idea, come vi dicevo, che da qui deve partire una rivoluzione. Ma questa rivoluzione non sta avvenendo, non sta avvenendo anche perché naturalmente contro Fiume si sta scatenando l'ira di Dio, c'è non solo tutta l'Italia, ma c'è tutta l'Europa contro Fiume. Pensate che ci sono i trattati di Versailles, si è istituita la Società delle Nazioni, che sono le nazioni che sono uscite vittoriose dalla Prima Guerra Mondiale, ma sono anche le nazioni imperialiste. Sono quelle che hanno le colonie, che sono quelle che hanno i soldi, che hanno le industrie. Si sta scatenando tutto contro questo granello veramente di sabbia che è Fiume. Quindi il povero D'Annunzio sta cercando di tenere a bada di tutto. Ci sono le gerarchie militari che lo hanno accompagnato e seguito a Fiume, le quali si trovano in grossa difficoltà e rischiano di essere accusati di alto tradimento. Quindi cercano di frenare D'Annunzio in questa operazione antigovernativa. I giovani invece lo spingono e D'Annunzio è lì nel mezzo e nel frattempo sta scrivendo la carta del Carnaro con De Ambris, che sembra fosse pronta già nel marzo del 1920, però non ne abbiamo documentazione effettiva. E così ci dicono gli storici. Cosa fanno questi giovani che sono a Fiume nella prima metà del 1920? Quindi dopo il fallimento del modus vivendi, cominciano a organizzarsi per rappresentare una forza interna a Fiume che possa fare pressione su D'Annunzio in senso rivoluzionario. E si uniscono gli arditi futuristi di Mario Carli, che nel frattempo, nel febbraio del 1920, ha fondato una rivista che si intitola La Testa di Ferro, una rivista ardito futurista, di stampo fortemente bolscevico, e ci sono Comisso e Keller e fondano un movimento che si chiama il Movimento della Yoga. Questo movimento vuole riunire i legionari che abbiano una qualche idea rivoluzionaria, qualche idea culturale, che vogliano cambiare le cose, e cominciano a col volantinaggio, lanciano manifesti, attaccano ai muri manifesti, lanciano volantini, molti sono stati recuperati appunto da quel grande bibliofilo che è stato Ferdinando Gerra, che ha raccolto su Fiume una quantità di materiale incredibile e preziosissimo poi per gli studiosi, fino ad arrivare a fare un primo quaderno della yoga che si intitola Il ballo di San Vito e che viene pubblicato nel giugno del 1920 in occasione appunto della festa di San Vito, che è il santo protettore di Fiume. È un librettino, un opuscoletto di taglio eminentemente futurista. Ci sono scritti di Mario Carli, dei vari futuristi che sono in Fiume in quel momento. C'è anche un testo di Comisso, il figlio il prodigo, che di nuovo tornerà nella Virtù leggendaria, che lui recupererà e che è molto interessante perché è un testo nel quale Comisso spiega in qualche modo quello che può sembrare inspiegabile, ovvero sia com'è che dopo 3 anni di guerra, e che guerra, ancora ci fossero dei giovani che avevano voglia di tenere le armi in mano e di non tornare a casa come avevano fatto la maggioranza e come era immaginabile. Era l'idea di tornare a quella che
Stanghellini, che è stato uno scrittore importante che ha raccontato l'esperienza della Grande Guerra, chiama la vita mediocre. Non vogliono tornare alla vita mediocre, non vogliono tornare a quella vita dove, attenzione, la mediocritas è la piattezza, è il luogo dove chi non è stato in guerra ha fatto fortuna con i concorsi universitari, ha pubblicato i libri, si è sposato, ha messo su famiglia, e giudicano quegli sciagurati che sono stati in guerra. C'è Stanghellini che a un certo punto dice, mi chiedono, e tu che hai fatto negli ultimi 3 anni? Cioè, immaginate uno che è tornato alla guerra e si sente dire, e tu che hai fatto negli ultimi 3 anni? Mentre tutti si stavano dicendo, io ho pubblicato 3 libri, io ho partecipato a questo concorso, io ho fatto questo, come dire, tu che hai fatto? Niente, non era... Questa è la vita mediocre che fa paura a molti di loro e che li convince a tornare. Ecco, il figlio il prodigo, Commisso nel figlio il prodigo, dice più o meno la stessa cosa. E si distanzia però anche dalla cifra letteraria, dal resto di questo opuscolo, che è strettamente, anche da un punto di vista grafico, di tipo futurista. Commisso non è futurista, però ha già le spalle belle forti per potersi... E per potersene fregare anche del fatto che ci siano i futuristi e di essere lui un elemento, diciamo così, spurio rispetto al resto del testo. Siamo nel giugno, a luglio succede un po' di tutto a Fiume, perché c'è una sorta di diaspora, se ne vanno in molti. Allora Mario Carli, D'Annunzio lo prende e gli dice, senti caro, il tuo giornale a Destefero è molto importante, è molto bello, però noi abbiamo bisogno che si diffonda oltre Fiume. Perché non vai a Milano e fai la redazione della Testa di Ferro a Milano? E così lo spedisce fuori e si toglie uno che gli stava dando un po' fastidio rispetto all'establishment governativo, che vedeva male questa nuance fortemente bolscevizzante. Koscinisky e Henry First, altri due fortemente simpatizzanti del côté bolscevico, se ne vanno da Fiume. E Mino Somenzi, dopo poco, se ne andrà anche lui, verrà cacciato da Fiume. D'Annunzio sta cercando una specie di normalizzazione all'interno di Fiume. Vi dicevo, nell'agosto anche Commisso e Keller stanno decidendo di andarsene, perché non succede nulla, quello che hanno fatto non ha portato nessun risultato, se non che loro vanno da D'Annunzio per prendere congedo, e D'Annunzio dice sì, va bene, mentre voi eravate sugli alberi appunto a mangiare le rose, i petali della rosa e i frutti degli alberi, a fare questa bella vita estetica, cioè io lavoravo e ho scritto la carta del Carnaro, leggetela. Questi leggono la carta del Carnaro ed è una... deflagra su di loro. La carta del Carnaro per loro è... allora la rivoluzione si può fare, allora Fiume esiste, il progetto di Fiume esiste. La carta del Carnaro per loro è questo. E allora decidono non solo di rimanere, ma di sostenere questo progetto che è formalizzato nella carta del Carnaro con una rivista. E la rivista, pensano di intitolarla col titolo di una rivista che D'Annunzio voleva fare quando era nel periodo romano, L'Uomo Libero di Parte Franca. Vanno ad D'Annunzio, gli dicono il progetto, D'Annunzio è molto contento, dice sì, benissimo, sono felice, anzi vi darò un pezzo da pubblicare. E anzi gli dice anche che cosa gli dà da pubblicare, il prologo alla nuova Costituzione per l'esercito che era stata fatta da Piffer. Dice, il momento è un po' particolare, voglio leggere i testi prima, siamo già nel tardo ottobre del 1920, a Rapallo stanno già discutendo di che cosa fare e cosa stabilire per Fiume. D'Annunzio sta vivendo un momento
tragico, pericolosissimo, sa che deve stare molto attento, per cui dice prima di pubblicare qualunque cosa io lo voglio leggere. Figuriamoci i due spiriti che Marcello vi ha magnificamente rappresentato, come vivono questa che considerano una censura a tutti gli effetti. Se ne vanno, Comisso scrive nell'autobiografia, avvenne allora il disconoscimento, proprio non ne voglio più sentir parlare, D'Annunzio ci ha tradito un'ennesima volta, però la rivista la fanno lo stesso. E allora la chiamiamo, come la chiamiamo? La chiamiamo Yoga, come il movimento che avevano fondato. Ecco perché il nome Yoga, che spesso da molti studiosi che non hanno visto la rivista ha fatto pensare che ci fosse un'idea orientaleggiante, in realtà è soltanto formale. E succede che questi fanno la rivista, trovano i soldi e i finanziatori poi si trovano nella quarta pagina della rivista, ma questa rivista altro non è che un canto alla Carta del Carnaro, cioè è un luogo dove discutere e approfondire i principi della Carta del Carnaro insieme a quello che è lo spirito culturale di una realtà letteraria nella quale loro credono, artistica nella quale loro credono, ed è una rivista che con il futurismo non ha più niente a che fare, non ci sono futuristi dentro, almeno credo, sicuramente non si evince da quello che essi scrivono, e dico perché almeno credo. Perché la loro idea è di fare una rivista che sia totalmente anonima. Deve essere il risultato dell'opera intellettuale di un gruppo che crede in una determinata cosa. Per questo loro non si firmano, e per questo che io sono riuscita a sciogliere soltanto due dei nomi. Non c'è documentazione di quella che io ho potuto vedere fra editoriale, cioè quella che è disponibile. Poi se qualche privato ha delle carte, che è quello, non lo posso sapere naturalmente. E chi sono gli altri non si sa, ma loro raggiungono lo scopo. Io sono riuscita a capire chi era Comisso, e ve l'ho detto perché, e chi era Keller su base, diciamo così, ipotetica, ma determinata da accostamenti di stile che sono abbastanza evidenti in Keller, e quindi direi che l'attribuzione degli articoli firmati con un O, cioè con un cerchio, è abbastanza efficace. Attenzione, quindi sono arrabbiati con D'Annunzio, avviene il disconoscimento, D'Annunzio, però poi Keller e Comisso cosa prendono come simbolo per la firma? L'infinito? È un cerchio, che altro non sono che l'evoluzione dell'uroboro, il cerchio, il serpente che si mangia la coda, che D'Annunzio ha scelto nella bandiera di Fiume, dentro ci sono le stelle dell'Orsa e sotto c'è la scritta Quis contra nos. Quindi in realtà è ancora una volta un omaggio a D'Annunzio e a Fiume. C'è un idem sentire con D'Annunzio e il poeta, quindi non si può ignorare D'Annunzio, e infatti poi nelle pagine di Yoga si trova molto spesso una difesa forte nei confronti di D'Annunzio, perché vedete la cosa bella che si trova in queste riviste di un altro tempo è questa onestà intellettuale. Loro sono indignati nei confronti di D'Annunzio, ma un conto è l'indignazione personale e un conto è il progetto politico, il progetto culturale, il progetto estetico. Quelli funzionano. Quindi l'indignazione personale va bene, si cambia titolo, si fa questo, ma poi in realtà il progetto d'Annunziano è qualcosa che li convince veramente. E leggendo le pagine di questa rivista, oltre a trovare delle prose d'arte che vi assicuro che sono di una bellezza assoluta, ma non sono totalmente inedite, anche se nessuno sapeva, perché nelle edizioni delle opere di D'Annunzio, di Comisso, non si trova nessun riferimento al fatto che siano testi che erano già pubblicati nel 1920,
Però, dico, sono testi veramente di una bellezza straordinaria, anche da un punto di vista letterario, appunto, come diceva prima Marcello. Ma poi è molto bello, è molto interessante, è accattivante, è diverso, è originale, e sposola il termine che ha più volte usato Marcello, di questa, della cifra di questa rivista. Loro sono antiparlamentaristi. Perché? Perché il Parlamento è fatto da persone che sono elette sì dal popolo, ma in quanto rappresentanti di ampi strati popolari, in realtà rappresentano solo loro stessi alla fine quando arrivano in Parlamento, che è una roba che chiunque di noi poi ha pensato più o meno nel corso della propria vita. Sono anti-industrialisti, sono perché, appunto in nome di una società agraria, ma perché? Perché loro dicono, questa è bellissima, guardate, loro dicono una cosa, l'uomo, il tipo italiano non è adatto a stare in fabbrica. La fabbrica col sistema standard, che sarebbe la catena di montaggio di Ford, che loro citano esplicitamente, ci costringe l'operaio a fare sempre lo stesso gesto. L'italiano è creativo. Se lo metti a fare una cosa del genere, te la fa bene i primi tre giorni, il quarto comincia a annoiarsi e la fa male. Se non lo metti a fare l'artigiano, l'italiano come operaio non renderà mai. Quindi facciamo allora, inutile andare a seguire un qualcosa che non ci appartiene. Seguiamo piuttosto qualcosa che ci appartiene. Allora piuttosto l'agricoltura, piuttosto la pesca, piuttosto le attività marittime. Sono anticolonialisti. E infatti con la Lega di Fiume fondata da Kosciuszko chiamano a raccolta tutti i popoli oppressi. L'Irlanda, l'Egitto, cioè tutti i popoli oppressi, guarda caso, dalle società, dalle nazioni, della società delle nazioni. Quindi sono di una... e sono sovranisti. Ci sono sovranisti anche lì? No. Si dovrebbero definire sovranisti, ma il sovranismo che nel 1867 nasce in Canada, nel Quebec, dove nasce la parola sovranisme, perché nasce allora questo termine, quando il Quebec si ribella al Canada rivendicando la propria autonomia, vuoi linguistica, vuoi culturale, vuoi di sovranità. Loro sicuramente questa cosa la conoscono, questa cosa loro la conoscono, tant'è vero che loro si dichiarano antinazionalisti, non si riconoscono nel nazionalismo tradizionale. La loro è l'idea di sovranità dell'Italia contro, anche contro l'Europa. L'Europa, che era il grande sogno che aveva spinto in fondo la grande guerra, è in quel momento lì si sta rivoltando contro. Clemenceau sta facendo carne di porco degli ideali degli italiani, quel Clemenceau che loro erano andati, quella Francia che loro era, per la quale loro erano andati a combattere. Quindi ecco, in questa rivista trovate tutte queste cose, ci trovate il germe di tante cose, ma tutto con una genuinità, ecco, con una bellezza data proprio dal fatto che è tutto cultura, non è mai, come diceva prima Marcello, politico. I numeri sono quattro, l'ultimo è del 4 dicembre, sicuramente loro stavano approntando il quinto numero, sicuramente. Perché nell'ultimo numero pubblicato c'è l'appuntamento ai lettori per il 31 di dicembre per una grande festa di fine anno. Quindi loro non pensano di interrompere le pubblicazioni, ma il 9 dicembre c'è l'ultimatum che viene dato a Fiume, la situazione comincia a precipitare, di lì a pochi giorni ci sarà il Natale di sangue e il sogno finisce. Per fortuna la rivista è rimasta e noi ce la possiamo leggere. Grazie.
chiedo scusa, sono stata un pochino lunga, quindi non c'è possibilità per le domande, però se poi mi volete chiedere qualcosa fuori vi rispondo a eventuali domande e cose, lasciamo spazio giustamente a chi deve venire dopo di noi. Grazie.